TT, Technology for the Human Being. Lo sviluppo di tecnologie per l'essere umano è il nostro orizzonte. Indaghiamo i meccanismi della natura che l'evoluzione ha selezionato nel corso dei millenni. Le nostre tecnologie imitano ciò che l'evoluzione ha già ottimizzato e adattato in modo da coniugare efficienza e sostenibilità. Un nuovo paradigma tecnologico bioispirato e biomimetico. Così facendo, mettiamo un nuovo sapere al servizio dell'umanità. L'approccio di EET nasce dal talento e dall'interdisciplinarietà delle scienze attraverso una forte interconnessione dei saperi. La reciproca contaminazione delle discipline produce progresso e innovazione e facilita il trasferimento delle tecnologie verso la società per costruire il nostro futuro. Sviluppiamo nuovi materiali intelligenti e biocompatibili, sfruttando le proprietà della materia e le potenzialità dell'essere vivente. Realizziamo le basi per nuove sostanze, oggetti e macchine, soprattutto nel campo della salute e della vita quotidiana. Per questo studiamo anche sorgenti di energia portatili, leggere ed efficienti, integrabili e adattabili ad una molteplicità di sistemi. Creiamo sistemi intelligenti, imitando il funzionamento del cervello, per dotare anche le macchine di facoltà cognitive, in grado di svolgere operazioni sempre più complesse e di connettere macchine con altre macchine e con gli esseri viventi. L'approfondimento della conoscenza del cervello e dei processi cognitivi sta aprendo la strada ad una nuova era dell'intelligenza artificiale. I nostri robot imitano i processi di apprendimento umani per interagire con l'ambiente e migliorare la nostra vita. Si sostituiscono a noi nello svolgimento di lavori pericolosi, ci assistono nel quotidiano, trovando applicazioni anche in ambito medico e riabilitativo. Il nostro modello di ricerca ci consente di produrre innovazione, seguendo l'intero progetto dalla fase di studio a quello dell'ingegnerizzazione. Lavoriamo a stretto contatto con il tessuto produttivo. Offriamo soluzioni adatte a soddisfare nuovi bisogni. Creiamo nuove realtà produttive con nascita di aziende spin-off e start-up. Il nostro progetto scientifico guarda al futuro dell'uomo e del pianeta. Le nostre tecnologie costruiscono il nostro domani. EET, Technology with a Human Touch. Siamo sotto il faro più imponente del Mediterraneo, con i suoi 77 metri di altezza. Fu costruito nel 1128 come faro di segnalazione e fortificazione difensiva e venne ricostruito nella sua forma attuale nel 1543. È la lanterna. Da 889 anni viene accesa ogni notte ed è il simbolo di questa meravigliosa città. Una città regale e superba per uomini e per mura. La signora del mare, così la pensava Francesco Petrarca nel 1358 e sarà lui il primo ad attribuirle il soprannome La Superba. Certo, ci troviamo a Genova.
una città che deve al mare la sua storia, le sue fortune, la sua ispirazione. Genova si prende cura del mare, lo fa con la ricerca scientifica, ma si prende anche cura dell'ambiente e della qualità della vita. In questa puntata di Memex, i luoghi della scienza, partiremo proprio da qui. Siamo a Genova, sulla Rainbow Warrior di Greenpeace. Questa grande nave sta per partire per un tour di ricerca scientifica e di sensibilizzazione che si chiama Meno Plastica, Più Mediterraneo. Ha lo scopo di recuperare dati sull'inquinamento da plastica che affligge i nostri mari e di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema che è grave ma potrebbe diventare drammatico. Una delle istituzioni scientifiche protagonista di questa iniziativa è l'ISMAR, l'Istituto di Scienze Marine del CNR di Genova. Fai male. Dove ci troviamo e cosa sono queste ampolle? Ci troviamo nella camera termostatata del laboratorio di ecotossicologia dell'Istituto di Scienze Marine del CNR di Genova. Queste ampolle contengono delle microalghe, sono organismi marini, sono tra i modelli biologici che noi chiamiamo le sentinelle del mare, che utilizziamo per valutare l'impatto antropico che l'uomo crea nei confronti dell'ecosistema marino. Il colore verde è dovuto alle alghe, quindi? Sì, immagina che siano microorganismi di qualche micro, ovviamente fotosintetizzano, quindi sono verdi, e noi li utilizziamo sia per test ecotossicologici e sia anche come cibo per allevare gli altri organismi come crostacei, meduse, tutti i nostri modelli biologici, che è il nostro strumento per poter sviluppare quelli che si chiamano dei biosaggi, cioè delle procedure per poter verificare se delle sostanze, dei materiali o qualsiasi cosa sia potenzialmente inquinante ed entri in contatto con l'acqua di mare, quindi con l'ecosistema marino, provochi o meno un impatto. Quindi camera termostatata nel senso che riproduce i parametri marini? Sì, fondamentalmente riproduce i due parametri fondamentali per poter allevare degli organismi, cioè la luce, come vedi, e la temperatura. Qua siamo a 20 gradi, infatti oggi stiamo benissimo, proprio perché sono i due parametri importanti per poter riprodurre e far sì che il ciclo vitale di questi organismi si completi. Quindi esattamente qual è l'attività dell'ISMAR per proteggere l'ambiente marino? L'attività dell'ISMAR in questo contesto è proprio lo studio dell'impatto antropico, quindi sviluppiamo proprio metodologie utilizzando questi organismi e si chiamano test ecotossicologici e poi, se volete, vi faccio vedere anche come funziona. Vediamo più da vicino. Vieni Chiara, adesso ti porto nel laboratorio di ecotossicologia dove stiamo per approntare un test, un biosaggio con uno dei nostri organismi che abbiamo nella stanza di prima. Ecco, questi che organismi sono? Questo in latino si chiama Balanus amphitrite, ma in realtà viene chiamato dente di cane. Sono quegli organismi che crescono su qualsiasi superficie in mare, ma soprattutto ce li ricordiamo perché quando camminiamo sulle rocce in mare ci sono dei conetti che fanno male sotto i piedi, infatti mettiamo le ciabatte. E che si attaccano al fondo. Sì, si siedono in maniera permanente al fondo. Sembra strano, ma sono crostacei. Sono crostacei sessili, proprio che non si spostano più, hanno deciso di... La loro esistenza è attaccato ad un substrato. Quindi questa è la prima fase, questa praticamente. Questa è la popolazione di adulti che noi alleviamo. Uh-huh. E quando abbiamo bisogno di fare i test, li mettiamo in queste condizioni, cioè uno shock termico, e aspettiamo che rilascino i piccoli, cioè le larve. Perché è sulle larve di questo organismo che facciamo il nostro biosaggio. I vostri esperimenti, certo.
perché con questo organismo abbiamo sviluppato un test ecotossicologico che poi vedremo, che è entrato anche nella legislazione italiana. E quindi, diciamo, è un protocollo che adesso viene utilizzato soprattutto ultimamente per i test sui fanghi e dragaggio dei porti. Adesso che abbiamo i nostri crostacei, possiamo passare al prossimo step? Sì, ti porto a vedere un biosaggio innovativo che abbiamo sviluppato proprio con questo organismo. Benissimo. Questo è un biosaggio. Questa è una fase di un nostro biosaggio con le larve che hai visto prima. Immaginati che questi organismi sono stati in quel piccolo contenitore a contatto con l'acqua di mare, eventualmente contaminata con un qualche cosa, a una certa concentrazione. E solitamente i test e i biosaggi vanno a vedere se gli organismi vivono o muoiono. Noi abbiamo sviluppato un sistema altamente tecnologico che invece permette di vedere delle alterazioni comportamentali. In questo caso andiamo a vedere se gli organismi nuotano più veloce, nuotano più lento, quindi hanno delle alterazioni natatorie. Quindi la loro attività natatoria, il loro movimento determina se sono sani o meno. Esattamente. Puoi immaginare un organismo marino non in grado di nuotare, non è in grado di riprodursi, di scappare dai predatori, di mangiare. E quindi è un segnale sensibile se questo viene alterato. Ed è per questo che diventa un biosaggio molto sensibile, in grado di dire se una sostanza può essere utilizzata in mare oppure no. Quali sono i parametri per identificare se una larva è sana o meno? Allora, come puoi vedere, in questo caso il classico sarebbe vedere se vive o è morto o è immobile. In questo caso noi con questo sistema, che c'è un algoritmo che permette di tracciare il percorso del nuoto di questa popolazione. E adesso l'ISO ce lo fa vedere. Con questi parametri noi riusciamo a calcolare se lo stress dell'organismo è a norma oppure è veramente stressato. Diciamo che questo è un modo per anticipare quello che poi sarà eventuale morte, ma è già comunque un danno biologico importante. Da questo viene un output di dati su velocità, tipo di curvatura, abbiamo tanti parametri col quale noi possiamo dire se questo organismo è in buone condizioni oppure no. Ecco, e una volta che avete identificato questi dati, che cosa ne fate? Su questi dati si fa poi una ponderazione per decidere se quel tipo di effetto è accettabile, quindi è ecologicamente accettabile, oppure no. E a quel punto si possono mettere anche divieti per l'utilizzo di certe sostanze. Quali sono gli inquinanti con cui vengono messe a contatto queste larve? Noi lo stiamo usando per tantissime cose. Ovviamente le sostanze chimiche, ovviamente i sedimenti marini come per i dragaggi di cui parlavamo prima, ma adesso stiamo sviluppando anche per nanoparticelle, per esempio, e ovviamente microplastica. Questo per quanto riguarda gli inquinanti classici, però ci sono anche dei nuovi inquinanti, inquinanti emergenti. Ci sono esattamente gli inquinanti emergenti. Se vuoi ti faccio vedere uno degli esperimenti che stiamo facendo proprio su un inquinante emergente molto di moda in questo periodo, che sono le microplastiche. Microplastiche intendiamo, ovviamente la plastica, lo sappiamo tutti, arriva in mare come macroplastica, quindi oggetti di plastica molto grandi, e poi per un'azione chimico-fisica e biologica si degrada e diventano pezzettini sempre più piccoli. Microplastica in questo momento vuol dire pezzetti di questo materiale più piccoli dei 5 mm, anche se ultimamente stanno diventando sempre più piccoli. E le microplastiche sono un problema globale, non ancora completamente conosciuto, e stiamo studiando, abbiamo anche un progetto europeo su questo argomento proprio per capire l'impatto che le microplastiche hanno sull'ecosistema marino utilizzando questi organismi a modello. In un recente campionamento qua in Mediterraneo, in quest'area, il 34% delle microplastiche trovate in un metro cubo erano di dimensione inferiore a 0,1 mm. Quindi la nostra preoccupazione è che ci sta veramente andando verso una fase più pericolosa, e poi ti spiego perché, ma intanto ti faccio vedere l'esperimento. Ecco, questo è uno degli organismi, delle larve che abbiamo visto prima, che è stato messo in contatto con dell'acqua in cui sono state disperse delle microplastiche fluorescenti, perché questo microscopio è ipofluorescenza, e quello è il quantitativo che vedi colorato, è proprio il quantitativo, adesso Veronica ci passa con la visione scura in cui si vede la fluorescenza, di microplastiche ingerite in meno di 24 ore. Con questo meccanismo chiaramente tu puoi capire quanto può concentrarsi nella catena trofica. E qual è l'effetto sull'organismo? Qual è l'effetto? Ci stiamo lavorando. E abbiamo fatto il primo anno di esperimenti e anche noi ricercatori siamo sorpresi, perché eravamo abituati a conoscere gli effetti delle sostanze, delle molecole disciolte. Dobbiamo imparare a conoscere gli effetti di questi nanomateriali. Quindi non siamo ancora pronti a dare una risposta, ci stiamo lavorando. E ci possono essere problemi per l'uomo?
La nostra preoccupazione della comunità scientifica e anche del CNR ovviamente è proprio quella di capire se questo passaggio da microplastiche a nanoplastiche potrà oltrepassare la barriera della membrana e di conseguenza oltre al dotto intestinale queste materiali possono passare all'interno dei tessuti che ci mangiamo. Ci stiamo lavorando e credo che sia la ricerca del futuro. Per il momento non ci dobbiamo ancora preoccupare, ma dobbiamo tenere il fenomeno sotto controllo e soprattutto essendo un fenomeno globale a livello globale. E noi abbiamo totale fiducia in voi. Grazie. Per immaginare un ambiente, un futuro sano, bisogna proteggere il mare, l'aria, le foreste, ovviamente coinvolgendo la coscienza di tutti. Ma bisogna soprattutto inventare e studiare delle tecnologie che siano in grado di trasformare e speriamo di migliorare le nostre vite. Tecnologie sempre più pulite che in un modo o nell'altro hanno tutte a che fare con l'energia. Per fare questo ci vengono in aiuto i superconduttori, un po' come dire i supereroi dell'energia. Lo SPIN del CNR fa ricerca proprio sui superconduttori che hanno proprietà strabilianti. I materiali superconduttori hanno la proprietà fondamentale di non offrire nessuna resistenza allo scorrere della corrente elettrica. Questo permette di farli attraversare da grandi quantità di corrente e l'applicazione principale per cui viene utilizzato questo fenomeno è la produzione di campi magnetici molto intensi. Una cosa fondamentale dei materiali superconduttori è che hanno questa strabiliante capacità solo al di sotto di una certa temperatura che si chiama temperatura critica e questa temperatura è molto bassa, circa dell'ordine di 200 gradi sotto zero. Nel nuovo millennio sono stati scoperti dei nuovi materiali, in particolare il diboruro di magnesio e i superconduttori a base di ferro. Praticamente il primo filo di diboruro di magnesio è stato sviluppato nel nostro istituto, ha dato origine poi in seguito anche a uno spin-off, alla realizzazione di uno spin-off e alla produzione di questo filo. Questo filo adesso è utilizzato per la produzione del primo sistema per imaging medico senza l'utilizzo di elio liquido, quindi è un sistema particolarmente economico. Il nostro istituto è coinvolto attualmente nella ricerca per l'utilizzo di questi materiali per produrre campi magnetici sempre più intensi. Questi campi magnetici saranno molto importanti per la realizzazione di future macchine, grandi macchine per la ricerca scientifica, come ad esempio il futuro acceleratore in progetto al CERN che probabilmente verrà realizzato tra 40 anni. Dentro questo acceleratore circoleranno un piccolo numero di protoni ma che avrà un'altissima energia, praticamente paragonabile a quella di un Airbus a velocità di crociera. Praticamente queste particelle saranno la cosa più energetica della nostra galassia e per riuscire a controllarle nel modo più opportuno e avere diciamo, questo fascio di particelle che non va disperso e che non disperde la sua energia, il CERN ha chiesto di sviluppare un materiale superconduttore che possa diciamo, essere il confine tra la materia ordinaria e queste particelle. E questa sfida molto ambiziosa è stata raccolta dal nostro laboratorio e stiamo cercando di sviluppare questo materiale. Sarà un materiale a base di taglio, il taglio ha lo svantaggio di essere un materiale molto tossico, per questo motivo abbiamo realizzato appositamente un nuovo laboratorio per poter lavorare in sicurezza, in piena sicurezza, sia per l'operatore che per l'ambiente, il materiale.
La sfida principale nella ricerca della supernovità è l'ottenimento dei superconduttori a temperatura ambiente, quindi senza bisogno di un ulteriore raffreddamento. Sono stati scoperti dei materiali con temperature critiche sempre più elevate. Il rovescio della medaglia è che più la temperatura critica di questi materiali diventa alto, più diventa fragile il fenomeno della superconduttività e più diventa difficile l'applicazione delle proprietà dal punto di vista applicativo. Prendersi cura dell'ambiente significa monitorarlo per poi intervenire. Anche l'Istituto di Biofisica del CNR di Genova fa ricerca sull'ecosistema marino e pensate, deve la sua nascita proprio al mare, in particolare a un calamaro. Che cosa c'entra un calamaro con la biofisica? Andiamo a scoprirlo. Facci, è corretto dire che da un calamaro è nata la biofisica? È proprio così, come la vita nasce dal mare, la biofisica è nata da un organismo marino, in particolare grazie al suo cosiddetto, tecnicamente detto, assone gigante, che è appunto una terminazione nervosa di un neurone del calamaro che è particolarmente grande e che ha quindi consentito ai pionieri di questa attività che poi ha dato vita all'elettrofisiologia, Hodgkin e Huxley, entrambi premi Nobel per la medicina, studiare e di caratterizzare i meccanismi di generazione e trasmissione del segnale nervoso in fibre nervose, appunto l'assone di calamaro. Quindi continuando a parlare di mondo marino, non solo i biologi ma anche voi fisici vi occupate di ricerche per la tutela dell'ambiente. Sì, anche noi lo facciamo chiaramente versando nel problema le nostre specificità, in particolare la capacità di sviluppare strumentazione apposita. In che cosa differenzia il vostro approccio rispetto a quello dei biologi? Fondamentalmente il fatto che noi sviluppiamo degli strumenti che sono in grado di dare risposte che servono ai biologi, in particolare per esempio siamo in grado di sviluppare strumenti capaci di contare in modo molto preciso e automatizzato la presenza di organismi, ad esempio nelle acque marine. In particolare penso all'esempio che abbiamo qui sul monitor di questa alga, la Ostreopsis ovata, che è un'alga tossica che nasce originariamente nei mari tropicali ma che da pochi decenni è ormai presente anche nel mar Mediterraneo. Quest'alga è di interesse dal punto di vista ambientale e della tutela dell'ambiente perché in grado di produrre una tossina, la cosiddetta ovatossina, che risulta essere tossica per le vie respiratorie. Non a caso qui a Genova nel 2005 si è verificato un caso di intossicazione di massa rilevante che ha fatto sì che circa 200 bagnanti fossero ricoverati con sintomi appunto di intossicazione alle vie respiratorie a causa di una fioritura particolarmente ingente, rilevante di questa alga. E voi quindi che cosa fate? Prelevate un campione e lì capite se è presente appunto questa alga o meno? Esattamente, quello che facciamo grazie al microscopio sviluppato è proprio un'analisi di campioni di acque marino-costiere in una maniera completamente automatizzata, sia per quanto riguarda l'acquisizione delle immagini che vediamo per esempio scorrere adesso sul monitor, sia per quanto riguarda il software che è in grado di analizzare e riconoscere in queste immagini la presenza della Ostreopsis ovata. Per far questo il sistema si serve di algoritmi di intelligenza artificiale che a partire dalla misura di parametri morfologici dell'alga, quali dimensioni, forma e colore, è in grado di assegnare ciascuna immagine come campione positivo o meno di Ostreopsis. In particolare i puntini rossi che vediamo sulle immagini in background indicano quelle alghe che sono state
riconosciute positivamente come osteopsis. Quindi da questo è possibile conoscere la concentrazione in ciascun campione di queste alghe e in particolare capire se stiamo andando verso una fioritura importante di queste che potrebbe portare di lì a poco ad un inserimento, diciamo, nell'aerosol marino di questa tossina tossica. Comunque adesso è tutto sotto controllo da voi, è tutto monitorato. È interessante notare che questo sistema, che è stato sviluppato in collaborazione con ISPRA e con le ARPA marino-costiere, è stato inserito nell'elenco delle tecniche di conta valide per appunto il problema del bloom algale. La biofisica è una disciplina molto recente, ma gli ambiti di ricerca sono veramente vasti. Sì, assolutamente, possiamo pensarla come un ombrello molto ampio che tiene sotto di sé tantissime attività che vanno dall'indagine di singola molecola o biomolecola fino all'indagine sugli ecosistemi. Un tempo questa città era proiettata verso un orizzonte fatto di popoli esotici, di commerci, di terre lontane. Oggi questo orizzonte pullula di laboratori per la ricerca scientifica e qui, oltre alla scienza, troviamo anche la fantascienza, o meglio, quello che un tempo era fantascienza. Stiamo parlando di robot, anzi di umanoidi, e alcuni degli esperimenti dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova riguardano proprio questo. Il progetto ICAB nasce 10 anni fa, più o meno, un po' di più di 10 anni fa, e con l'obiettivo non tanto di costruire un robot, ma di studiare l'intelligenza. Siccome, diciamo, c'è una teoria dello studio dell'intelligenza, che noi seguiamo, no? Che prevede che l'intelligenza si sviluppi attraverso un corpo, no? Per studiare lo sviluppo dell'intelligenza siamo partiti proprio dalla costruzione del corpo, del robot, no? Che però per noi è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. No? E per il fatto che vogliamo studiare l'intelligenza abbiamo dovuto dotare il robot di caratteristiche umane, no? Quindi sia la forma umanoide che le sue capacità sensoriali, quindi la vista, l'udito, il tatto, il senso dell'equilibrio, la cognizione, diciamo, della posizione del suo corpo. Quindi siamo partiti da quest'idea di fondo, studiare l'intelligenza, abbiamo costruito il robot, no? E in realtà poi abbiamo fatto un passettino in più, no? Perché l'abbiamo costruito piccolo in realtà? Perché da un certo punto di vista ci interessava che avesse un aspetto, diciamo, invitante, no? Ma dall'altro un pochino più scientificamente, perché siamo interessati a studiare non tanto l'intelligenza per sé, no? Ma come l'intelligenza si sviluppa, no? Nel bambino, quando nasce, è un essere che non può essere non definito intelligente, no? Però nel corso dei suoi primi anni di vita lo diventa, no? Sviluppando le sue capacità di memoria, le sue capacità sensoriali, le sue capacità di movimento. Ed è quello che stiamo cercando di fare con il nostro ICAB e con tutti gli altri ICAB che sono in giro per il mondo. Sono diversi filoni di ricerca che stanno sviluppando nell'ambito della robotica ed hanno portato già dei grossi vantaggi anche a livello della società in cui viviamo. Basta pensare ai robot chirurgici o ai robot che vengono utilizzati nell'ambito della riabilitazione neurologica o ortopedica. Per quanto riguarda l'interazione tra gli umanoidi e le persone, dobbiamo sviluppare quello che riguarda l'intelligenza e soprattutto dal punto di vista percettivo, quindi le capacità del robot di percepire la persona. Questa è una tipologia di intelligenza chiamata sociale. Esattamente quello che sta succedendo adesso, dove il robot presta attenzione al viso di una persona conosciuta e continua a mantenere lo sguardo sulla persona stessa. Questo va a creare degli scambi di sguardi che sono alla base di una qualsiasi interazione tra uomo-uomo.
Per quanto riguarda l'interazione, possiamo anche vedere come il robot gioca con un umano. In questo caso gioca col suo gioco preferito, che è questa pallina rossa. Facendogli vedere la pallina rossa, il robot la segue e cerca di raggiungerla. Comunica all'operatore con un feedback se riesce a raggiungere la pallina, in quel caso è felice, o se non riesce, in quel caso è triste, e lo fa tramite il movimento di queste delle sopracciglia e della bocca a indicare la felicità o la tristezza. Questo è fondamentale per creare un'interazione corretta tra operatore e robot. Infine, per quanto riguarda i risultati raggiunti in IT, siamo riusciti ad ottenere un risultato scientifico importante, che è stato anche citato da Research Highlights del magazine Nature, ovvero la capacità di individuare il movimento biologico, ovvero il movimento di esseri viventi. In questo caso, quando Alessandra si muove, vedremo accendersi di verde questa immagine, che indica sostanzialmente che il robot ha riconosciuto un movimento biologico o la presenza di un umano. Nel momento in cui l'umano è assente, ma del movimento è presente, questo si colorerà di rosso. L'ambiente e la salute umana sono strettamente connessi e vanno preservati. L'uomo però ogni giorno produce, trasporta e vende merci che vanno imballate e consumate. Pensate a quanto inquinamento creano gli imballaggi alimentari, una quantità infinita. Ma i ricercatori dell'ISMAC e del CNR cercano soluzioni. Stagnaro, dove ci troviamo? Salve, vedo che ci sono dei lavori in corso. Sì, ci sono dei lavori in corso. Ci troviamo nel laboratorio dell'Istituto per lo studio delle macromolecole, precisamente nel laboratorio di miscelazione, compounding ed estrusione, e quello che vedete alle mie spalle è un estrusore bivite, dove stiamo miscelando della plastica, del polietilene, la plastica che conosciamo tutti, è quella dei sacchetti della spesa, diciamo, con un colorante, quindi vedete un filo uno spaghetto rosso praticamente. Lo stesso principio di fare la pasta, diciamo, degli spaghetti. In particolare nei nostri laboratori ci siamo occupati di imballaggio di alimenti, ad esempio per migliorare la shelf life di alimenti di vegetali freschi quali l'insalata, producendo dei film monostrato, quindi più facilmente riciclabili perché fanno respirare il vegetale all'interno, quindi controllano la traspirazione di ossigeno e vapor d'acqua. Mantengono le qualità organolettiche del cibo per più tempo, quindi si evita lo spreco alimentare. Voi avete trovato il modo di valorizzare gli scarti, riducendo gli sprechi agroalimentari, industriali. Sì, ad esempio con degli scarti agroalimentari, quali possono essere, nel caso che noi abbiamo studiato, le fibre di lana, oppure fibre non tessili di scarto della canapa e del lino, si possono ricavare dei materiali compositi totalmente biodegradabili, biocompostabili, utilizzando una matrice polimerica anch'essa biodegradabile, e quindi per esempio preparare, non so, dei vasi per interrare le piante o altre applicazioni, sempre anche nell'ambito agroalimentare, per sfruttare questi scarti che altrimenti avrebbero un costo anche di smaltimento o che sono difficili da smaltire, ad esempio la lana è autoestinguente alla fiamma.
E se ne può cambiare completamente destinazione d'uso. Esatto, esatto. E poi ci sono anche gli scarti dalle lavorazioni o dall'impiego di industriali, no? Quindi ad esempio si possono riciclare gli pneumatici per fare altri materiali, non so, le traversine per la ferrovia, tappeti per i parchi giochi dei ragazzi, eccetera, inglobandoli in matrici polimeriche che possono essere anch'esse già riciclate e quindi, diciamo, avere un materiale totalmente riciclato. Dagli scarti agroalimentari si possono trarre anche delle sostanze utili per la salute umana. Certamente, ad esempio abbiamo un progetto in corso che sfrutta l'acqua di vegetazione delle olive, che è ricca in polifenoli, che sono sostanze antiossidanti che prevengono l'invecchiamento delle cellule e quindi prevengono l'insorgenza di malattie neurodegenerative quali l'Alzheimer, e quindi da questi a basso costo si possono ricavare molecole biologicamente attive che poi possono essere usate come integratori alimentari. Finisce qui il nostro viaggio nella superba Genova, una terra genitrice di poeti, musicisti, papi, patrioti, ma anche di scienziati. Perché in questa città bagnata dal mare ha gettato l'ancora anche la grande nave della ricerca scientifica, che con le sue molteplici attività legate alla sicurezza dell'ambiente, alla salute dell'uomo, all'innovazione tecnologica, continua a essere osservata e illuminata dalla luce rotante della lanterna. Perché la scienza è ovunque, in ogni pensiero, idea, oggetto della nostra vita, soprattutto in ogni luogo. E il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi della scienza in Italia continua. Alla prossima puntata!